una città melanconica l'Evran, un freddo centro metropolitano fatto di cemento, di traffico pervaso da un sottile senso di straniamento e abbandono. In questo grigiore diffuso e spento si consuma l'esistenza di Desdemona, una giovane donna anticonformista e indipendente che la vita ha reso forzatamente adulta prima del tempo. Delia Tannino, il demone. Delia, buonasera, benvenuta. Buonasera Flavia. Come stai? Bene, bene, emozionata, va bene. Bene, sono contenta di averti in radio e di averti qui appunto a parlare della tua storia, la storia di Desdemona e Rabies. Una storia particolare, una storia che si muove da un certo punto di vista su quelle che sono le note, diciamo, del fantastico, però è anche una storia fatta di tanti elementi, di ironia, di forza, di un grande approfondimento psicologico, insomma c'è un po' di tutto all'interno di questa storia. Mi auguro di sì. Allora, raccontaci un pochino di loro, raccontaci un po' di Desdemona e di Rabies, parlaci un pochettino di quello che sono, di quelle che sono appunto le vicende della loro vita e soprattutto del loro incontro. Certo, dunque, intanto tu all'inizio della puntata hai giustamente ricordato che oggi è la giornata della poesia, la mia protagonista si chiama Desdemona, minuscolo omaggio al bardo. Lei è legata a Rabies dal fatto che lui quasi accidentalmente un giorno le abbia salvato la vita. Da questo momento Desdemona si sente chiaramente in debito con lui, ma lui dà segno di non volerla assolutamente lasciare entrare nella propria vita. In seguito si verrà a scoprire che Rabies è un emissario, cioè nel nostro mondo alcune persone vendono l'anima al diavolo e invece di finire direttamente all'inferno rimangono appunto sul nostro pianeta per riscuotere altre anime, e quindi Rabies è uno di loro, e da qui diciamo inizierà la loro vicenda, le loro avventure. Nel demone racconto solamente la prima parte e niente, insomma, come dicevi tu, è anche una storia carica di ironia, in quanto spesso noi parliamo di ironia della sorte, ma io credo che non esista sorte senza ironia, fondamentalmente. E quindi niente, è un romanzo di ambientazione, ci terrei a specificare, gotica e non cosica come spesso accade oggi con vampiri che sbarluccicano e cose del genere. Purtroppo capita anche questo, e nulla, io racconto questa storia in cui l'amore la fa assolutamente da padrona, ma non l'amore lacrimevole, come spesso viene inteso dal cinema e dalla letteratura odierna, ma l'amore è quello vero, quello che non è guidato dalla logica dell'utile. Assolutamente, ecco, la cosa che però mi interessa più di tutto è anche notare i vari registri che tu inserisci all'interno di questo testo e credo che sia importante appunto analizzare tutti questi registri cercando un po' di capire appunto come ti muovi sotto tanti aspetti. Sì, diciamo che io cerco di scrivere una storia che nonostante sia fantastica sia credibile. Secondo me una storia non è credibile quando per tutto il tempo si muove in un'unica dimensione, cioè non è credibile una storia che sia solo triste, non è credibile una storia che sia solo comica, non è credibile una storia che parli di una sola dimensione, appunto, come dicevo. Quindi diciamo che cerco di giostrarmi fra momenti di assoluta ironia, fra momenti anche tragici, problemi seri come può essere quello della perdita di una persona cara, di una malattia piuttosto che della droga, e momenti assolutamente demenziali in cui un uomo che va in giro a strappare l'anima alla gente si lamenta del fatto che i mostri gli rovinino i vestiti. Diciamo, questo è quello che cerco di fare.
Esattamente, sì. Però ecco, credo che tu sia riuscita proprio a raccontare tutto questo. Allora, io veramente intanto ti ringrazio di essere stato qui con noi. Ti ringrazio ovviamente di averci raccontato questa storia, una storia comunque di grande fascino, una storia che avremo modo poi di sviluppare, di vedere sviluppata ancora, quindi spero davvero di risentirti presto. Ti ringrazio e un ultimo messaggio che spero di riuscire a comunicare anche con la mia storia, visto che oggi è la giornata della poesia, qualunque sia la vostra vocazione siate appassionati, sempre e comunque. Ciao Flavio, un caro saluto. Un abbraccio grandissimo. Ciao ciao.